chitarra, arpa, sassofono, flauto traverso, percussioni e batteria, pianoforte, violino e violoncello. Sono gli strumenti che alla scuola secondaria di primo grado Archimede di Bolzano possono imparare a suonare gli studenti che hanno scelto l'indirizzo musicale. Un indirizzo scolastico nato diversi anni fa che sta riscuotendo sempre più interesse. Nasce per dare un'offerta appunto formativa che tenga conto di questo aspetto della formazione dei ragazzi, che per noi è molto importante in questa fascia d'età, ma insomma già da prima, tant'è che negli anni dopo l'istituzione è cresciuto l'indirizzo musicale alla scuola media, arricchendosi di sempre più strumenti e aumentando da una a due sezioni. Rispetto all'orario settimanale delle altre sezioni, l'indirizzo musicale comprende un maggior numero di ore di educazione musicale, una lezione individuale di strumento e una lezione di musica d'insieme con tutta la classe. Diversi poi i percorsi didattici a contenuto musicale, come concerti, saggi e spettacoli, organizzati proprio dall'indirizzo musicale. L'indirizzo musicale compie quest'anno 15 anni, quindi una certa attività, e c'è stato una maggiore consapevolezza della musica, una migliore conoscenza, e dopo di noi altre scuole hanno voluto intraprendere questa esperienza e adesso anche si è pensato di allargare la cosa alle scuole elementari. Infatti dal prossimo anno due sezioni della scuola Lungon, che è la nostra scuola elementare, e attiveranno un percorso musicale. La scuola Archimede ha inoltre creato un'orchestra. Allora, l'orchestra della scuola è un laboratorio a cui possono iscriversi alunni di tutte le classi della scuola e naturalmente diciamo la fetta principale è di alunni dell'indirizzo musicale che frequentano un corso di strumento nella scuola. Un gruppo affiatato che mostra grande interesse per la musica. C'è grande interesse, in questa scuola riusciamo ad attivare due sezioni di indirizzo musicale e l'orchestra, che è formata da volontari, assomma circa 40-45 elementi ormai da quasi 10 anni.